North Korea is indescribable. Hello everyone. My name is Yeonmi Park and it's a real privilege to speak to you. I was born in 1993 in the city of Haesan. So Haesan is just right on the Chinese border. So occasionally I couldn't even smell a very like fatty, oily, delicious noodles cooking from China. And sometimes when I was later, Chinese some kids was asking me, "Are you hungry there?" And they just shout across the river and I say, "Oh, shut up, you know. You're fat Chinese." Sorry, no offense, just like wrestling. Is there anybody seeing that here? Put your hands up. Oh, okay, good. Yeah, I saw that when I was just five. It was so violent. And I thought just most Americans have that like big muscle here, you know? But you guys are not. So, yeah. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Comincio con la notizia che poco dopo la pubblicazione del mio video sui disertori nordcoreani che vogliono tornare a casa, il canale nordcoreano Stim Koreas ha pubblicato l'intervista dell'ennesima disertrice ritornata in patria. Johnny Hye-sung, conosciuta nel sud come Lim Ji-hyun, ha disertato al sud a gennaio 2014 ed è tornata a casa a giugno del 2017 dalla sua famiglia. Mentre nel sud raccontava come a scuola comprasse la benevolenza dei professori con le sigarette e vendesse un liquore fatto in casa per sopravvivere, al canale nordcoreano Rimizzo Kiri ha rivelato: "La mia vita a Seoul si è rivelata un inferno. Piangevo ogni notte nella mia stanza fredda e buia, pensando alla madrepatria. Per questo sono tornata e vivo di nuovo felice con i miei genitori", dice la donna commossa e con una spilletta all'altezza del cuore con i ritratti di Kim Il-sung e Kim Jong-il, il presidente eterno e suo figlio il caro leader. Negli anni trascorsi in Corea del Sud, era diventata una star nel reality Amore fra Nord e Sud, dove donne fuggite dal Nord incontrano in situazioni romantiche uomini del Sud secondo il vecchio adagio della combinazione perfetta, che vuole nella penisola le donne più belle sopra il 38° parallelo e gli uomini sotto. Le auguro buona fortuna e tanta felicità. Sì, ho già fatto altri video sulla disertrice Yeonmi Park, ma questo dovrebbe essere il più lungo e il più approfondito. In molti hanno denunciato le sue menzogne ed incongruenze, io, Russia Today, Alejandro Cao de Benos, Mary and Jolly, altri disertori, la sua famiglia e anche la proprietaria del blog Geopark 3782 blog, la quale dice di essere stata sostenitrice di Yeonmi fino a quando non ha notato le differenze ed ha scritto forse il miglior articolo sull'argomento. Mary and Jolly ha accusato il sito della Yeonmi Park Foundation, sottolineando che il sito aveva un pulsante di donazione PayPal, ma non c'era alcuna menzione di come sarebbe stato utilizzato il denaro. Yeonmi Park fece chiudere il sito raccontando che era stato creato da un amico e che purtroppo le donazioni sono andate perdute, non le ha potute ricevere. Per quanto mi riguarda, se fossi in voi prenderei agli atti che la disertrice e le persone che la circondano abbiano un alto potenziale per ingannare gli altri. Ricordiamo che la Park è molto attaccata al denaro, come afferma sua zia, secondo la quale affermava di voler sposare un milionario, ed Alejandro Cao de Benos, che ci ricorda di come guadagni dai 15.000 ai 30.000 euro a conferenza. Ma Yeonmi Park è famosa per i suoi racconti che cambiano di conferenza in conferenza. Numerosi sono gli esempi, ma proviamo a vederne qualcuno. Secondo SBS a soli 16 anni, Yeonmi, sorella di Yeonmi, fuggì dal paese con un amico. La sua famiglia è stata devastata. Disperati, per trovare sua sorella, Yeonmi e i suoi genitori hanno attraversato le montagne fino al confine, dove hanno corrotto le guardie per attraversare il fiume Tumen in Cina. Ma non c'era segno di Yeonmi. Secondo The Diplomat, Park ha detto a San Francisco che 4 giorni dopo la sua sorella maggiore fuggì dal paese, lei, sua madre e il padre hanno attraversato insieme la Cina. Nel suo colloquio con lei ha ricordato la sensazione che ha avuto mentre attraversava il fiume, c'erano macchine per arrivarci a causa delle connessioni, le connessioni commerciali di suo padre, con i cinesi quindi siamo andati in Cina direttamente. L'8 aprile 2014 Park affermò, nel 2007, ho lasciato la Corea del Nord con mia madre e mio padre, senza mia sorella. Yeah, basically 2007,
I left North Korea with my mom and my father, without my sister. Il 22 giugno dello stesso anno affermò, sono sfuggita con mia madre e mio padre, tre di noi. Yes, I crossed to China, so I escaped my mom and my father, three of us. Il 26 luglio, riaffermò, ho deciso con i miei genitori di lasciare il paese, ho attraversato il fiume Yalu. Già qui posso notare un'incongruenza, Yeonmi ha attraversato il fiume Yalu, che segna il confine tra Corea del Nord e Cina, la cui sorgente è situata sulla montagna Baitou mentre la foce si trova nella baia di Corea, a ovest del paese, o il fiume Tumen, che segna il confine tra Corea del Nord, Cina e Russia, la cui sorgente è sempre sulla montagna Baitou mentre la foce è dalla parte opposta del paese, a est, nel mare orientale. Continuiamo. Il 10 luglio 2014 disse, nel 2007, ho lasciato la Corea del Nord con mia madre e mio padre, senza mia sorella. I went to China with my family, so my mom, my father, and I had an older sister, you saw the picture, but I lost her. Secondo queste versioni la Park avrebbe varcato il confine insieme la madre ed il padre, forse in cerca della sorella, attraversando il fiume Tumen, o lo Yalu. Tuttavia, da altre interviste, emerge un'altra versione. Il 10 ottobre, secondo un articolo del Telegraph basato su un'intervista alla desertrice, e così, nella notte del 30 marzo 2007, Yeonmi e sua madre si diressero verso il confine con l'aiuto di un contrabbandiere di persone. Il padre di Yeonmi rimase dietro, per minimizzare i rischi. Hanno attraversato tre montagne e finalmente sono arrivate. In un fiume congelato che separa i due paesi. Quando Yeonmi si fermò, si trovò nella provincia cinese di Jilin. Qui Yeonmi e sua madre cercavano di trovare la sorella. Ma non si trovava da nessuna parte e i contrabbandieri locali rifiutarono di aiutarli. Si è persino minacciato di rivolgersi alle autorità cinesi, a meno che non fosse permesso loro fare sesso con Yeonmi. La madre di Yeonmi implorò l'uomo di lasciare la figlia e si offrì lei invece. Non aveva scelta, dice Yeonmi. Letteralmente, l'ha violentata davanti a me. Pochi giorni dopo, il padre di Yeonmi, che si era preoccupato della loro lunga assenza, passò attraverso il confine e riuscì ad unirsi a loro. Notiamo subito un'altra incongruenza, in realtà almeno due, ma le prossime interviste si basano proprio sullo smentire quella, perciò ne parlerò più tardi. In precedenza, Yeonmi ha detto che i suoi genitori hanno corrotto le guardie di frontiera per attraversare il confine. Ora, Yeonmi sta dicendo che lei e sua madre erano guidati da un contrabbandiere di persone. Qual è la verità? Continuiamo. Il 28 ottobre dello stesso anno, afferma ai giornalisti della BBC, quando avevo 13 anni, vidi mia madre violentata davanti ai miei occhi. Il rapitore voleva fare sesso con me. Non conoscevo nemmeno la parola sesso. Invece, mia madre è stata violentata e si è sacrificata per me. And when I was 13 years old, I saw my mother raped in front of my own eyes. But the rapist was targeted me and he wanted to have a sex with me. And I didn't even know the words what is sex. And my mom got raped instead. And she sacrificed herself to be raped for me. Il 31 ottobre afferma un articolo del The Daily Beast, nella notte del 30 marzo 2007, Yeonmi e sua madre partirono per unirsi a Yeonmi. Guidati da un contrabbandiere, attraversarono un fiume congelato che separava i due paesi. Quando arrivarono nella provincia cinese di Jilin, le autorità locali rifiutarono di aiutarli a trovare Yeonmi. Il contrabbandiere chiedeva di avere rapporti sessuali con Yeonmi, di appena 14 anni, e minacciò di mandare lei e sua madre a Corea del Nord se non avesse acconsentito. Sua madre pregava per la misericordia, invece, è stata violentata. Mi ha detto di voltarmi, ma l'avrei sentita piangere. Sembrava che l'avesse fatto mille volte. Presto si riunirono con il padre di Yeonmi. Secondo un articolo di Vice del 4 novembre 2014, Park si riferiva ad un momento in cui, separata dal padre, sua madre fu violentata davanti a lei da un contrabbandiere di persone che aveva minacciato di consegnarle alle autorità cinesi a meno che non facesse sesso con Park di 13 anni. Disperata per proteggere la figlia, invece si offrì sua madre. Altra incongruenza, anche se forse è una semplice svista, Park, al momento dello stupro di sua madre, aveva 14, come affermato da Daily Beast, o 13 anni, come scrive il vice. Insomma abbiamo due versioni, Yeonmi arrivò in Cina solo con la madre o anche con il padre.
In sintesi, Yeonmi Park, non si capisce se ha 13 o 14 anni, attraversò non si capisce bene se il fiume Tumenoyalu, giungendo in Cina, per cercare la sorella Yeonmi, non si capisce bene se con entrambi i genitori o solo con la madre, mentre il padre le raggiungerà più tardi, non si capisce se corrompendo le guardie o grazie allo stupro di sua madre. Aggiungo che fino all'ottobre del 2014 Yeonmi non parlò mai del fantomatico stupro di sua madre. Passiamo ad altre incongruenze. Il 20 gennaio 2013 Yeonmi Park, con lo pseudonimo di Yeju, partecipò al talk show sudcoreano Now on My Way to Meet You. Il presentatore Name Seok chiese alla madre di Yeju, alias Yeonmi Park, quando altri membri dello spettacolo hanno menzionato che stavano mangiando erba e fame, Yeju ha detto, non abbiamo avuto una situazione del genere in Corea del Nord. Perché l'ha detto? Non è stata testimone di quella situazione quando era giovane? Non eravamo così ricchi, ma almeno non eravamo sofferenti, affermò la madre, aggiungendo che altri coreani del nord chiedono a Yeonmi che tipo di riso si mangiava, perché altri non potevano permettersi di mangiare riso bianco, mentre Yeonmi mangiava solo riso bianco. Suo padre, ha continuato, ha fatto del suo meglio per dare ai suoi figli una vita migliore, quindi, i bambini non sapevano la verità su quello che stava succedendo in Corea del Nord. Così quando Yeju è venuta a questo show, è stata la sua opportunità di imparare la verità sulla Corea del Nord. A volte dopo le riprese, Yeju mi chiamava e chiedeva, mamma, sono davvero nordcoreana? Perché non capivo di cosa parlavano gli altri membri dello spettacolo. Pensavo che gli altri membri stavano mentendo totalmente sulla fame e le altre difficoltà che avevano assistito e sperimentato. Giusto, ha affermato un ospite, quando è venuta qui per la prima volta, ha detto che stavano mentendo. 북에서 뭐 풀 뜯어 먹던 얘기, 뭐 먹고 살기 어려운 얘기하면 예주 형이 아, 저런 거 없는데? 뭐 이런 경우가 좀 있었어요. 네. 왜 그랬죠, 예주 형은 어렸을 때 그런 걸 못 겪었나요? 근데 그 정도는 아니었고 굶지는 않았어요. 굶지는 않고 이제와 같이 너네 무슨 밥을 먹니 하면 이 밥 먹는다, 옥수수 밥을 먹는다는 몰랐어요. 그저 쌀밥은 그저 당연히 밥이겠거니 하는 정도로는 살았어요. 예. 애 아빠가 엄청 열심히 살았어요. 엄청 열심히 살면서 자식을 먹여 살림에 남부럽지 않게 키우려고 하다 보니까 한 몸을 희생시켜서 많이 고생을 했어요. 근데 자식들은 잘 모르죠. 방송에 출연하면서 우리 예주가 북한의 실태를 더 잘 알게 된 계기라고 생각해요. 예주 형은 그럼요. 여기 와서 배운 것 같아요. 네, 그러니까. 자기가 어떤 때는 엄마한테 전화를 해요. 이 방송을 녹화를 하고 엄마 내가 진짜 북한 아이가 얽힌 어른가 다른 언니들이 하는 말이 무슨 말인지 자기는 전혀 모르겠대요. 자꾸 거짓말을 한다는 거예요. 그러니까 네. 처음에 와서 그러더라고요. 네. 그래 제가 방송을 후에 모니터를 해보면 다 진짜 말이 맞거든요. 네. 네. 이게 그런 거잖아요. 그러니까 여러 가지 정치적 상황 때문에 북을 떠나신 분들도 있지만 사실은 대부분은 그러니까 한국어자도 아니고 일단 밥이나 좀 먹었으면 굶어 죽지나 말아야지 하고 넘어온 분들 참 많잖아요. 저도 북한 사람들 모인 데 가서는 말을 많이 조심을 해요. 네, 잘못 말하면 북한 사람들이 많이 격분해 하더라고요. 네. 제가 우리 딸 보고도 방송에 나가서 내가 할 말이 아닐 땐 크게 말을 하지 말라고 해요. 말하지 못하게요, 아예. 서럽지 보인다고. 그러다 괜히 미용께 산다고. 언니들 앞에서 이상한 소리 하지 말고. 그냥 수긍만 해라, 너는. Tuttavia, più di un anno dopo fu istruita per mentire, rendendo la sua storia più drammatica e simile a quelle strappalacrime degli altri disertori. Nel settembre del 2014 affermò, durante la grande fame, e anche durante la grande carestia, per me vedere i corpi morti era la mia vita di routine. Quella gente stava per morire per mancanza di cibo e di fame. Greetings and welcome to North Korea Today. My name is Casey Lartig. And my co-host is? Yeonmi Park. Yes, and this is a show where we talk about North Korea. So the concept is really simple. We talk about economics, politics, culture, life. And the great thing is that my co-host is from North Korea. So she escaped from North Korea in 2007. She made her way across China and into Mongolia. And when she got into Mongolia, they were captured. She and her mother and five others were captured. And they were ready to commit suicide instead of going back to North Korea.
So she made it into South Korea then in 2009, and she's now a rising star, and I'm so happy that she's on the show with me. It's my pleasure. Okay, all right. So we are now in Hong Kong. We are part of the Atlas Experience. Yes. Being hosted by the Atlas Network and being co-sponsored by the Lion Rock Institute. And I think this is not your first time in Hong Kong. Yeah, it's my second time, but actually it's my first time too, sitting here with Americans or the Westerners, so yeah. Yeah, and when you grew up in North Korea, Americans were your best friends, right? Oh no, you were my one of the enemy. You know, when I was young, of course, every day I learned about how terrible Americans are, and I learned how to kill them, and we even made like a snowman and with hot water and just destroyed just 1 second. And celebrated. Yeah. Ooh, Americans are dead. Get to America. That's how I grew up, and that's how much I hated for Americans without reason, but I cannot believe I'm here sitting with all my enemies here. So, yeah. Yeah, now I know you have a connection with Hong Kong because when you were in North Korea, you actually saw some movies. Yeah, I mean, I saw lots of Jackie Chan's movies, and I saw lots of part of Hong Kong, and I heard that Hong Kong is a really international city. And I would never imagine Hong Kong would be like this, wonderful, and I couldn't even dream it, but it's like a dream for me now. I'm sitting in the dream city, dream place. Yeah, now one thing about North Korea is that obviously they have blockades against information, they have blockades against people leaving the country, and they also have blockades against just exchange with other countries. But you were able to watch movies when you were there. Yeah. So how did that happen? Because the market is in North Korea now, so it started during the Great Famine time. It's 90s. Right, yeah. So I should just explain that the public distribution system was run by the North Korean government from the 1950s until 1994. So PDS, public distribution system, and they would ration items to the people. But that began to collapse during the 1990s, and then they had a famine, and you lived through part of that also. Yes, so during that great famine time, and even that great famine time, for me to watching dead bodies is my routine life, and that's how many people are dying for food and starving. Il 18 ottobre successivo il quotidiano The Independent esponeva un articolo basato su un'intervista fatta a Yeonmi Park che recitava Yeonmi e sua sorella, Yeonmi, sono stati lasciati a difendersi da soli, all'età di 9 e 11 anni, foraggiando sulle montagne per erbe, piante, rane e anche libellule, per evitare di morire di fame. Tutto quello che ho visto, l'ho mangiato, disse. Alla domanda se gli adulti in giro sapevano che i bambini sopravvivevano da soli, Yeonmi cercò di spiegare. La gente stava per morire lì, non importava, la maggior parte delle persone ha solo fame e per questo non hanno lo spirito o il tempo per prendersi cura di altre persone. Il 29 ottobre affermò, l'unica cosa che sapevamo era che se fossimo rimasti qui, saremmo morte per mancanza di cibo, io temevo di morire di fame, dovevo letteralmente mangiare erba, libellule e patate congelate. And just only what we knew was that if we are staying here, we are going to die for food. And there's no hope. You were going to starve? Yes. Did you see other people starving around you? Oh yeah, I was the one who starved, and I didn't have any moment to look at other people. And I literally had to eat the grass and the dragonflies and frozen potatoes. And even that, if I could eat the frozen potatoes. Ed infine il 31 ottobre, il The Daily Beast scrisse, Yeonmi, allora di 9 anni, e sua sorella undicenne, Yeonmi, vissero da sole durante quel tempo, mangiando riso, libellule, rane e erba per sopravvivere. Qui le incongruenze tra le due versioni sono abissali. Mentre all'inizio del 2013 Yeonmi credeva che chi parlava della devastazione della grande crisi fosse un bugiardo, alla fine dell'anno, dopo racconta che durante questo periodo di tempo si era ridotta a mangiare erba, rane e libellule. Se ancora le credete, andiamo avanti. La ragazza ha affermato il 17 ottobre 2014 alla BBC, dopo che mia madre e mio padre sono andati in prigione, tutti noi quattro ci siamo separati. Così mia sorella è andata a casa di mio zio, e io sono andata a casa di mia zia e ho vissuto lì per 3 anni. After my father went to prison and my mom went to prison, 4 of us all like separated, so my sister went to my uncle's house
and I went to my aunt's house and lived there for 3 years. Ma come? Non era rimasta da sola con la sorella? Citiamo nuovamente, per esempio, l'articolo dell'Independent basato su una sua intervista, Yeon e sua sorella, Yeon Mi, sono stati lasciati a difendersi da soli, all'età di 9 e 11 anni, foraggiando sulle montagne per erbe, piante, rane e anche libellule, per evitare di morire di fame. Tutto quello che ho visto, l'ho mangiato, disse. Alla domanda se gli adulti in giro sapevano che i bambini sopravvivevano da soli, Yeon Mi cercò di spiegare. La gente stava per morire lì, non importava, la maggior parte delle persone ha solo fame e per questo non hanno lo spirito o il tempo per prendersi cura di altre persone. Citando nuove fonti, nel suo discorso durante il One Young World Summit di Dublino il presentatore James Chow affermò, le ho chiesto, dove hai vissuto? E disse con mia sorella. E ancora, essi sopravvissero andando in montagna e raccogliendo l'erba e i fiori come loro cibo. I asked her, where did you live? And she said, with my sister. I said, well, how old is your sister? And she said, well, her sister was 11. So she was 9 years old, her sister was 11, and they survived by going up into the mountains and picking the grass and the flowers for their food. Intervistata nuovamente dall'Independent, alla domanda, chi ti ha curato? Yeon mi ha risposto, nessuno. Mia sorella e io ci prendemmo cura di noi stesse, abbiamo dovuto trovare modi per mangiare e ho dovuto imparare a cucinare, aggiungendo, ho mangiato libellule e rane sulla montagna. Who looked after you? No. Were both of your children or were both of your parents in jail at the same time? Mm-hmm. So you looked after yourself? Yeah, sister and I. So your sister was 2 years older? Yeah. And what age was she then when she was looking after the rest of the children? I was 9, my sister was 11. How did you survive? We had to find our ways to find the food to eat, and I had to learn how to cook, and of course I couldn't go to school, and I had to go to mountain and just get the grasses and plant. And dragonflies, I think? Yeah, dragonflies and more than things, like frogs, everything that I see, I just ate them. Stando a National Review, le ragazze mangiarono libellule, rane, corteccia, erba, abbiamo dovuto sopravvivere, dice Yeon Mi. La domanda è, Yeon Mi visse quel periodo solo assieme alla sorella, o le due vissero separatamente l'una con la zia e l'altra con lo zio? Passiamo ancora avanti. L'8 aprile 2014, Yeon Mi Park, intervistata da Jenny Brocchi affermò, parlando della madre di un suo amico, sua madre ha visto alcuni film come drammi americani o drammi sudcoreani e poi è stata catturata e poi hanno deciso come punizione l'esecuzione pubblica. Così sono andato con lei, i miei amici, e lì io, questo è stato per vedere la madre del tuo amico subire l'esecuzione? Domandò Jenny Brocchi. Sì, come l'esecuzione pubblica in un grande stadio. Dovevo essere lì, era come un bisogno. Quanti anni avevi quando è successo? Domandò di nuovo l'intervistatrice. Io avevo 11 anni ed ero con i miei amici. Il 16 ottobre 2014 affermò alla BBC, la mamma della mia migliore amica è stata uccisa per aver visto un film di Hollywood. My best friend's mother, and she was really nice person, and she was really good to us, but she got killed because she watched a Hollywood movie. Su un articolo dell'Independent del 18 ottobre 2014, basato su un'intervista di Yeon Mi, si legge, quando aveva 9 anni, è stata costretta a guardare la madre della sua migliore amica subire un'esecuzione in strada davanti ai suoi occhi. Il suo unico crimine era di aver visto un film di James Bond e condividere i DVD con i vicini. Guardare il suo corpo sgretolarsi a terra è stato un momento sismico in cui Yeon Mi ha visto il mondo. Stando ad un'intervista del Telegraph, il suo crimine era aver visto i film sudcoreani e di aver prestato i DVD a amici. Il The Guardian scrive, quando aveva 9 anni, Park è stata costretta a partecipare all'esecuzione della madre del suo compagno di classe. Il suo crimine? Aveva prestato un film sudcoreano ad un amico. I cittadini si sono riuniti in un grande stadio per guardare la punizione. È stata uccisa davanti a noi, disse Park, ora ha 20 anni. Sono stata in piedi accanto a sua figlia, tutta la mia scuola è dovuta andare. A questo proposito l'autore del blog Joe Park 3782 blog scrive, ho letto che durante un'esecuzione pubblica in Corea del Nord, solo i membri della famiglia della vittima sono costretti a guardare in prima fila, senza chiunque altro accanto a loro. È vero? Se è così, potrebbe Yeon Mi stare in piedi accanto al suo amico durante l'esecuzione?
La mia risposta è che nessuno costringe a nessuno a guardare una esecuzione e ricordo che le condanne a morte non sono affatto così frequenti. Stando al The Daily Beast, la donna era accusata di guardare un DVD di contrabbando di James Bond e di averlo prestato agli amici, è passato più di un decennio e ricorda con calma i colpi che squillano, seguiti da un'esplosione di sangue. Stando alle affermazioni di Yeonmi nel famoso discorso a Dublino, quando avevo 9 anni, vidi la madre del mio amico pubblicamente eseguita. Il suo crimine? Guardare un film di Hollywood. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime? Watching a Hollywood movie. In un discorso a Hong Kong, ha detto a un pubblico che la donna era stata sorpresa a guardare i DVD sudcoreani. Even though I saw the public execution when I was 9 years old, uh-huh. and my friend's best friend mom being killed in front of me, uh-huh. but she saw the South Korean DVDs. La giornalista irlandese dell'Independent Nicola Anderson, in un'intervista video online con Park, sembrava confuso e non le chiese, era un film della Corea del Sud, vero? La risposta di Park fu, no, film di Hollywood, James Bond. She just been killed because she watched a Hollywood movie, James Bond. And that's why she got killed. It was a movie, it was a DVD from South Korea, wasn't it? No, it's American Hollywood movie, James Bond movie. Dunque, la madre dell'amico fu giustiziata in uno stadio, come riportano Jenny Brocchi e The Guardian, o in mezzo a una strada, come scritto sull'Independent. Comunque il racconto è in contrasto con quelli di altri disertori, i quali affermano che le esecuzioni pubbliche avevano avuto luogo solo in periferia, principalmente nell'aeroporto, ma e nello stadio o nelle strade. Ovviamente non reputo credibili nessuna delle due versioni. L'esecuzione ebbe luogo quando Park aveva 11 anni, come ha affermato nell'intervista con Jenny Brocchi, o quando ne aveva 9, come riportato dall'Independent, dal The Guardian e nel discorso a Dublino. E anche qui abbiamo dei contrasti con la versione di altri disertori, della cui attendibilità ricordo di dubitare comunque, secondo i quali le esecuzioni di massa nella sua città terminarono nel 1999. Ma soprattutto, il film incriminato era una pellicola hollywoodiana, come riportato alla BBC, e nel discorso a Dublino, di James Bond, come riportato dall'Independent, dal Daily Beast e dalla stessa nell'intervista con Nicola Anderson, o sudcoreana, come affermato al Telegraph, al The Guardian e nel discorso a Hong Kong. In un'intervista all'SBS la madre di Yeonmi disse, abbiamo pagato 2 persone per aiutarci a portare il suo corpo. Sono andati in profondità in montagna e Yeonmi è andata con loro. Yeonmi portò il corpo di suo padre. Yeonmi ha aggiunto, e poi alle 3 del pomeriggio dovevamo spostare il suo corpo. Tutti si sono addormentati e poi l'ho seppellito. Così a mezzanotte, da sola, ero seduta lì ed era così freddo. Non c'era nessuno che potevo chiamare. Non c'era nessuno che venisse al funerale di mio padre. Nessuno sapeva. Stando al Telegraph, alle 7:30 di una fredda mattina di gennaio, il padre di Yeonmi morì. Senza documenti e di fronte all'arresto e alla deportazione che avrebbero subito se fossero stati catturati dalla polizia cinese, la sua famiglia fu costretta a corrompere un crematorio locale per distruggere il corpo di notte. Alle 3 del mattino seguente, Yeonmi e sua madre portarono i suoi resti in una montagna vicina e li seppellirono segretamente. Il 16 ottobre 2014 Yeonmi affermò alla BBC, ho seppellito mio padre in montagna. I had to bury him at 3 a.m. in secret. And I was just by myself and I just buried him in the mountain. Dunque, il corpo del padre fu seppellito da Yeonmi e questi fu cremato. Il mini documentario su Yeonmi, con interviste a lei e sua madre, chiamato The North Korean TV Star Standing Up to Kim Jong-un, afferma quando Yeonmi aveva 8 anni, ovvero nel 2001, suo padre è stato arrestato per aver contrabbandato merci in Cina. When Yeonmi was 8, her father was arrested for smuggling goods to China to sell on the black market. Nel luglio del 2014 affermò, nel 2004, quando aveva 11 anni, tutto il mio mondo è sceso in discesa. Mio padre, il mio eroe, è stato arrestato per il suo commercio illegale di negoziazione. Dovevano passare 3 lunghi anni, fino al 2007, quando lei avrebbe avuto 14 anni, prima di poter rivedere mio padre di nuovo. In 2004... my whole world crashing down. My father, my hero, got arrested for the illegal his trading business. And that was 3 long years before I saw my father again. Nel novembre del 2014 affermò, nel 2002, quando avevo 9 anni, tutto il mio mondo si stava schiantando.
Il mio eroe, mio padre, è stato arrestato per il suo lavoro illegale. Nel 2007, dopo che mio padre uscì dal carcere per ottenere il trattamento, abbiamo deciso di fuggire, io e mia madre siamo andati in Cina. Salimmo tre monti e attraversammo il fiume congelato. In 2002, when I was 9 years old, my whole world came crashing down. My hero, my father, got arrested for his illegal business. In 2007, after my father got out from the prison to get treatment, we decided to escape. We had to get out from that hell. So after my sister disappeared 4 days later, me and my mother went to China. We climbed three mountains and crossed a frozen river. Stando al The Daily Beast, Yeonmi, allora di 9 anni, quindi nel 2002, e sua sorella undicenne, Yeonmi, vissero da sole durante quel tempo, mangiando riso, libellule, rane e erba per sopravvivere. Dopo 3 anni, il padre di Yeonmi è uscito fuori dal carcere, ma le condizioni brutali della prigione lo avevano segnato nella sua salute. Nel 2006, si trasferirono in campagna, vicino al confine cinese. Il padre di Yeonmi è stato costretto a nutrirsi di cibo, in una giornata fortunata era di ritorno con patate congelate nere. Non abbiamo potuto mantenere le nostre vite perché eravamo così affamati, dice. Abbiamo dovuto disertare. Il diplomata ha affermato, Park dice che suo padre è stato condannato a 17 o 18 anni di carcere. Sua madre ci ha detto che fu inizialmente condannato a 1 anno, ma in seguito è stato aumentato a 10 anni. Stando a quanto riportato, il padre di Yeonmi Park è stato arrestato nel 2001, nel 2002 o nel 2004. Ossia, quando la figlia minore aveva 8 anni, 9 anni o 11 anni. La sua condanna fu di 3 anni, 5 anni, 4 anni, 17, 18 anni o 10 anni. Durante il discorso di Dublino, James Shaw affermò, sua madre fu interrogata per 3 anni e portata in prigione. Le ho chiesto, dove hai vissuto? E disse con mia sorella. Esse sopravvissero andando in montagna e raccogliendo l'erba e i fiori come loro cibo. 3 anni dopo sua madre è stata liberata. Her mother was then interrogated for 3 years, taken away as well. I asked her, where did you live? And she said, with my sister. I said, well, how old is your sister? And she said, well, her sister was 11. So she was 9 years old, her sister was 11, and they survived by going up into the mountains and picking the grass and the flowers for their food. I said, were other people there as well? And they said, yes. And I said, did they help you? And they said, everyone's just trying to survive for themselves. Eventually, 3 years later, her mother was released. And il diplomata afferma, la madre di Park ci ha detto che i procuratori l'hanno interrogata su e giù per circa 1 anno, a volte a casa in Isan e a volte altrove, perché aveva lavorato nel commercio di suo marito. Ma, in una recente intervista radio BBC, Park ha affermato che sua madre è stata imprigionata per 6 mesi. Il The Daily Beast scrisse in un articolo, la madre fu interrogata e mandata in carcere per 2 anni. Yeonmi, allora di 9 anni, e sua sorella undicenne, Yeonmi, vissero da sole durante quel tempo, mangiando riso, libellule, rane ed erba per sopravvivere. Nella già citata intervista alla BBC del 17 ottobre 2014, affermò, mia madre è andata in prigione per 6 mesi. That's why she went to prison for half a year. For 6 months? Yes. Sempre alla BBC, in altra occasione, affermò, mia mamma è stata interrogata per 2 anni e poi è andata in prigione. My mom was interrogated for 2 years and then she went to prison by breaking a law to move. La domanda è, la madre di Yeonmi Park fu interrogata ed arrestata per 3 anni, 2 anni, 1 anno o 6 mesi? Stando al The Daily Beast, Yeonmi e sua madre sono stati portati in un centro di detenzione a Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, dove Yeonmi è stata costretta a rimuovere tutti i suoi vestiti ogni giorno per mesi. Ero una bambina e mi sentivo così in vergogna. Continuavo a pensare, perché queste persone hanno il privilegio di controllarmi in questo modo? Sono anch'io umana, ma non sono stata trattata come tale. Tuttavia, stando al The Diplomat, il professor Seung Niu, che ha lavorato come consigliere presso il Centro di Trasformazione Sudcoreano per i Rifugiati Nordcoreani, Anawon, per 2 anni nei primi anni 2000, e il professor Kim Yoon-ha, che vi lavorava per 5 anni a metà del 2000, hanno affermato, noi non avevamo mai sentito parlare di qualcuno che fosse spogliato nudo in un centro di detenzione in Mongolia. Secondo Niu, in passato il governo sudcoreano ha mandato consulenti in Mongolia per aiutare i detenuti nordcoreani.
Quindi come possono essere spogliati tutti i giorni? Avrebbe causato loro disturbi psicologici. Non è possibile, ha detto. Kim ha dichiarato che, rispetto agli altri paesi come la Thailandia e la Russia, la Mongolia è molto più morbida nei confronti dei disertori nordcoreani e che è molto improbabile che i disertori siano stati sottoposti a mesi di spogliatoio. Da notare che in tutti i suoi altri discorsi ed interviste, Yeonmi non ha mai parlato di questo fatto. La sua storia sembra cambiare e peggiorare ogni intervista. Riporta il Telegraph, ma prima che la famiglia potesse mettere in azione il suo piano, Yeonmi, sorella di 16 anni di Yeonmi, fuggiva attraverso il confine con un amico senza dirglielo. Terrificati di come potesse fare da sola, Yeonmi e sua madre decisero di seguirla oltre il confine e portarla a casa. Una volta riuniti, la famiglia avrebbe tentato una seconda fuga tutti insieme. Qui una domanda sorge spontanea. Ma davvero è così facile attraversare il confine cinese? Prima Yeonmi e la madre vanno alla ricerca di Yeonmi, poi il padre le raggiunge e l'intenzione era di tornare in Corea del Nord per poi riscappare una seconda volta. Ma questa famiglia non fa altro che gironzolare tra Cina e Corea del Nord. E poi che diavolo di padre sei per mandare da sole tua moglie e soprattutto tua figlia 14enne? Ripeto, perché anche Yeonmi ha attraversato il confine? Nel documentario The North Korean TV Star Standing Up to Kim Jong-un, a soli 16 anni, Yeonmi è fuggita dal paese con un amico. La sua famiglia è stata devastata. Disperati per trovare sua sorella, Yeonmi e i suoi genitori hanno attraversato le montagne fino al confine, dove hanno corrotto le guardie per attraversare il fiume Tumen in Cina. Ma non c'era segno di Yeonmi. Abbiamo chiamato la Corea del Nord dopo che siamo scappati. E stavano dicendo che la gente stava cercando di stuprarla. E non ha detto sì a loro, così l'hanno uccisa. At just 16, Yeonmi fled the country with a friend. Her family was devastated. Desperate to find her sister, Yeonmi and her parents walked across the mountains to the border, where they bribed guards to cross the Tumen River to China. But there was no sign of Yeonmi. We called North Korea after we escaped. They were saying just people were trying to rape her and then she didn't yes to them, so they killed her. Perfetto, ora abbiamo un quadro generale sul mondo che ci circonda. La Corea del Nord è una dittatura malvagia dove i contrabbandieri vengono arrestati, che paese incivile, i figli dei detenuti abbandonati per strada a mangiare rane e libellule, dove la gente viene fucilata per aver visualizzato film stranieri. La Cina è un paese pieno di maniaci sessuali pedofili. In Mongolia si divertono a spogliare i disertori nordcoreani. La Corea del Sud è il salvatore delle vittime di questi tre mostri e insieme ad Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti trasformano queste povere vittime dell'asse Pyongyang, Ulaanbaatar e Pechino in vere e proprie star, grazie ai loro giornali e show televisivi. Perfetto. Viste alcune incongruenze della sua storia, vediamo alcune sue bugie. Nel discorso di Dublino la ragazza ha affermato che nel paese non vi sono internet, libri, canzoni, quotidiani, film di storie d'amore, Titanic, Romeo e Giulietta, dove si viene fucilati per aver visualizzato un film di Hollywood. There is no internet. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There's no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. In realtà la Corea del Nord ha una propria rete intranet, chiamata Kwangmyong, alla quale è possibile accedere anche con smartphone e iPad, alcuni made in North Korea. Aram Pan, fotografo e blogger di Singapore, fondatore del progetto di PRK 360 gradi, ne ha pubblicati attraverso la pagina Facebook di PRK 360 gradi 23 accessibili anche a chiunque altro, si va dai portali istituzionali a quelli degli istituti scolastici, passando per quelli dei principali quotidiani, inesistenti stando a Yeonmi Park. Anche la storia della mancanza di libri è una menzogna, ne sa qualcosa l'insegnante Stuart Lon, le cui lezioni a Pyongyang si basavano anche su testi occidentali, i ragazzi adoravano inoltre leggere Sherlock Holmes, i racconti di Edgar Allan Poe, mentre il collega maestro Kim aveva letto da piccolo Ten Ten.
Tra le molteplici biblioteche del paese spicca la grande biblioteca del popolo di Pyongyang, situata nella piazza Kim Il-sung, che con i suoi 75.000 metri quadrati è la 30ª al mondo per estensione. L'edificio ha più di 600 stanze, sale di lettura, sale per l'ascolto della musica, aule per lo svolgimento di lezioni, laboratori di informatica, sale conferenze ed un'aula magna in grado di ospitare 800 persone. La ricerca dei testi è effettuata tramite postazioni informatiche collegate alla rete Kwangmyong, mentre la distribuzione avviene per mezzo di un efficiente sistema di trasmissione automatica. La biblioteca non è concepita solo come luogo di ricerca e di lettura. Ci sono un centinaio di professori a disposizione di chi abbia bisogno di spiegazioni e traduzioni. I cittadini coreani possono informarsi dei corsi di lingue e delle conferenze che si svolgono nell'edificio attraverso l'emittente televisiva nazionale. I nordcoreani non credono solo nell'amore per i loro leader. Tra i film con storie di amore nordcoreani possiamo trovare Tracce della vita, Broad Bellflower e Ragazze della mia città natale. Tre produzioni del caro leader Kim Jong-il, il malvagio dittatore che secondo Yeonmi Park voleva essere l'unico ad essere amato. Per quanto riguarda le canzoni, potrei elencarvi una serie di video che dimostrano di come anche quelle occidentali siano molto apprezzate ed affatto illegali. Vi consiglio il mio video Canzoni occidentali in Corea del Nord, intanto ve ne do un assaggio. In Corea del Nord sono stati prodotti anche video musicali, come quello dei rapper statunitensi Psy e Pac-Man, Escape to North Korea. Greatest get the North Korea feeling in the zone. Talk all the crazy, must say we don't know what's going on. What goes around, comes around. Oh, horse ride, never had nothing inside my mind. And my pride, not quite like you. I might dab out mad. The next move out to the NK. Two on the rise, we like 2 Chainz and Ye, Snoop Dogg and Drake. Martin and Tommy, place on my right hand, money in my right hand. We gon' shine bright like a nightlight. By the nightstand, flow with the wind, kick back like 6 shots, Pac-Man. Un altro esempio è Surfing India di PRK, degli youtuber Lancifer, Luis Cole e della loro guida, Miss Kim. Yeah. PRK Pop. We in the DPRK. Just off the plane and we hitting the waves. Beautiful humans, crazy what we doing, make moves in. First people to break dance, beatbox and DJ in the country. Shh. This is a library. We gonna dance anyway. Conga train, spit some game at the fast lane. Anyang ha, shimika, junu lansi ibneda. Bongzin in mu gu sibneka.
La denuncia delle esecuzioni a cui sono sottoposti coloro che visualizzano o contrabbandano film è semplicemente ridicola. Ecco a voi la sigla di una saga che vede anche un italo statunitense battere un sovietico comunista. Questo video dovrebbe avervi dato un'idea generale della falsità di tali affermazioni. Il già citato Stuart Lon, nel suo libro Lezioni da Pyongyang, a pagina 70, afferma che un cartone molto seguito era Tom e Jerry. In TV veniva trasmessa una serie televisiva poliziesca statunitense, il film preferito di manager Kim era King Kong, ma amava anche Mr. Bean e scrive: un giorno, con un po' di malignità, portai in classe un fumetto dei Simpson, con l'intento di mostrare ai ragazzi un giornalino americano odierno. Prima lo mostrai agli insegnanti, per essere sicuro di non infrangere alcuna regola, e uno commentò: ah, sì, è quel fumetto con la mamma dall'acconciatura strepitosa. A Pyongyang nemmeno i Simpson sono una novità. Cito ora il libro di Felix Abt, I capitalisti in Nord Corea, pagine 60 e 61, per 60 anni nessuno ha letto un libro che non sia propaganda, una falsità conclamata. Il mio staff, insieme ad ogni tipo d'altri nordcoreani che ho incontrato, ha letto libri stranieri come Il giallo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas e I racconti brevi Uomini senza donne di Ernest Hemingway, ed alcuni di loro ne sapevano perfino recitare lungi brani. A casa e talvolta nelle loro università guardavano film stranieri come Via col vento e Titanic. Nel corso degli anni sempre più bambini portavano con sé zaini e borse freggiati con Mickey e Minnie Mouse e Daisy Duck. Nessuno si lamentò del fatto che gli innocui personaggi erano Miguk e Nom, l'espressione coreana usata nella propaganda ufficiale che significa bastardi americani. I bambini si divertivano anche guardando il libro della giungla, Il Re Leone e Spider-Man. Ho udito orchestre nordcoreane suonare ogni tipo di classici occidentali. Il più memorabile per me fu Wayne Toran All Night, meglio noto come Samptown Races. Non fu composto da qualche simpatizzante comunista, ma da Stephen Collins Foster, il più famoso autore di canzoni degli Stati Uniti nel XIX secolo, spesso definito il padre della musica americana. Un ex dirigente del Dipartimento di Stato americano riassunse la situazione: sulla Corea del Nord sappiamo meno di quanto loro sanno su di noi. Notare come l'autore abbia citato Titanic, film che secondo Yeonmi Park sarebbe bandito in Corea del Nord, ma che lo si può tranquillamente sentire canticchiare dalle guide. Anche l'illegalità di Romeo e Giulietta è messa a dura prova per esempio dalle Moranbong Band, che nei loro concerti a volte suonano una canzone dedicata alla coppia veronese. Conferenza, assieme a Titanic, citò tra film illegali anche Cenerentola e Biancaneve, eppure... Mm.
Voglio inoltre sottolineare che tra la città natale di Yeonmi e San, il confine naturale segnato dal fiume Yalu, non vi è alcun bisogno attraversare le tre montagne nominate spesso dalla Park. Riporto qui il mio video, l'altra Yeonmi Park, in cui ho riportato il riassunto del servizio nordcoreano volto a smascherare le menzogne di Yeonmi Park. Ringrazio nuovamente Gerald Italiano per le sue traduzioni. La Corea del Nord ha rilasciato un video direttamente in contraddizione con la famosa attivista Yeonmi Park. Il video rilasciato dalla Corea del Nord del canale di propaganda Urimitsu Kiri include interviste con coloro che dichiarano di essere parenti di Park. Una persona che pretende di essere lo zio dice che suo padre è stato messo in carcere per la vendita illegale di rame. Dopo che egli è stato scarcerato a causa della sua malattia, morì di cancro pancreatico, dice l'uomo. Sua zia ha detto che la vita di Park in Corea del Nord era completamente diversa da come essa era raffigurata nel suo famoso discorso in occasione di una conferenza a Dublino. Nei suoi discorsi e numerose interviste, Park ha detto che per nutrirsi mangiava erba e persino libellule, tutte cose che vengono negate nel video. Non capisco perché abbia detto questo dopo una tale infanzia felice. Il video dispone anche di commenti sprezzanti su Park da parte di questi parenti. Era così ambiziosa, nonostante la sua giovane età, sua zia dice nel video. Un giorno disse a sua madre, mamma, se avrò intenzione di sposarmi, non sarà con un nessuno ma con un milionario. Alla fine del video si citano critiche contro Park da parte di persone che vivono al di fuori del paese, compresi quelli da Felix Abt, Mike Bassett e Marianne Jolley, i quali hanno tutti contestato alcuni aspetti della sua storia. Il video si conclude dicendo che gli Stati Uniti stanno utilizzando burattini come Park e Shin Dong-hyuk per diffamare la Corea del Nord su inesistenti problemi come i diritti dell'uomo. Park non ha ancora risposto al video. La zia ha dichiarato che come da bambina, Yeonmi non ha voluto nulla di più nella vita che essere ricchi e famosi. Casi d'artigue e i mezzi di informazione hanno approfittato di questa opportunità per demonizzare e isolare la Corea del Nord. Stessa cosa vale per Shin Dong-hyuk, che aveva affermato di essere stato imprigionato nel famigerato campo 14 tutta la sua vita prima della sua fuga, accusato dalla Corea del Nord di essere un criminale scampato al fine di evitare la punizione per i suoi crimini. Alla fine Shin Dong-hyuk ha confessato di aver mentito, quando toccherà Yeonmi Park. Aggiungo inoltre che tra i personaggi stranieri citati dal servizio, vi è anche il nostro senatore Antonio Razzi. 국회 상원 외교위원회 서기장 안토니오 라치도 이탈리아 라디오 24 방송과 기자 인터뷰에서 조선에 종치범 수용소가 있다는 것은 사실과 맞지 않는 완전한 날조다. 북조선에서 도망친 신동혁이 기자회견에서 한 말들은 모두 그가 돈을 벌기 위해 한 거짓말이다 라고 단언하였다. Infine faccio un appello ai bufalari di Bufale un tanto al chilo, già sbuffalati da me nel video, video risposta a piccole perle di Facebook La Corea del Nord, di Butak. Dato che avete smontato la teoria, seguita da pochissimi e non di certo da me che conoscevo gli zii, secondo la quale Yeonmi Park sarebbe solo un'attrice sudcoreana e non una disertrice, anche se in realtà direi che è entrambe le cose, che ne dite di smontare anche il mio video e magari, a tempo perso, anche il mio primo video risposta alla vostra redazione? Dubito che lo farete. In conclusione, il racconto, o più correttamente i racconti, della storia di Yeonmi Park sono un insieme di contraddizioni e bugie smascherate da chi la Corea del Nord la conosce bene, ex sostenitori della disertrice attenti e delusi, e dai suoi stessi zii e conoscenti. Mentre nel famoso discorso di Dublino sembrava disperata, ora la vediamo saltellare e scherzare con il pubblico prima e nel mentre racconta la sua orripilante e per fortuna falsa biografia. Lei ed altri disertori divenuti famosi, raccontando balle, distolgono l'attenzione dalla vera tragedia umanitaria, i disertori nordcoreani che vengono trattati come schiavi al sud e che se vogliono ritornare in patria vengono imprigionati. E mentre Yeonmi Park saltella allegramente di conferenza in conferenza, sguazzando nel denaro e abbracciando terroristi genocidi del calibro di Hillary Clinton, loro sognano il giorno in cui riabbracceranno Madre Corea del Nord.